L'agenzia tedesca DPA lo scrive. Riportando una dichiarazione in TV del ministro degli interni Nancy Faeser dati gli enormi arrivi a Lampedusa. Il governo tedesco vuole continuare ad accogliere volontariamente i migranti dall'Italia attraverso il meccanismo di solidarietà interrotti negli ultimi giorni. L'agenzia tedesca DPA lo scrive riferendo una dichiarazione fatta la scorsa notte in TV dal ministro degli interni federali, Nancy Faeser. Le procedure volontarie accoglienza erano state sospese perché l'Italia non ha mostrato alcuna volontà di recuperare le persone attraverso la procedura Dublino. Questa è la motivazione. Quindi ha aggiunto, ora è chiaro che adempiamo anche al nostro obbligo di solidarietà. Mercoledì, il ministero ha affermato che ulteriori ammissioni non erano più previste. Anche perché c'erano problemi con la riammissione dei migranti secondo le così normali regole di Dublino. Queste regole stabiliscono che i richiedenti asilo devono, ad eccezione di alcuni casi eccezionali, presentare la propria domanda nel primo paese dell'UE in cui sono stati registrati. Chiunque cerca di farlo in un altro stato può essere rimandato nel paese del primo arrivo. Il meccanismo era stato concordato tra alcuni paesi dell'UE, tra cui la Germania, nel giugno dello scorso anno. Inizialmente aveva promesso di ospitare 3.500 richiedenti asilo da paesi in particolare in difficoltà ai confini meridionali dell'Europa. Finora, 1.700 persone in cerca protezione sono state trasferite attraverso la protezione. Il meccanismo volontario di solidarietà europeo, così chiamato, per completare la loro procedura asilo in Germania. Di questi, circa 1.000 provengono dall'Italia e 670 da Cipro. Nel frattempo, a Lampedusa, l'esercito sta montando una tenda a Lampedusa e i cittadini protestano di fronte al comune. La controversia, attualmente pacifica, vede un gruppo di lampedusani che temono che la tenda, creata vicino all'ex base Loran, possono diventare indefinitamente, e gridano vogliono prendere l'isola. Ma il quartier generale della polizia Agrigento specifica in questo momento non c'è intenzione di allocare queste strutture trazione in nient'altro che situazioni logistiche. Al mattino, proprio sull'isola, era arrivata una barca con il cadavere un altro neonato, dopo che una ragazza di 5 mesi aveva annegato solo 3 giorni fa, prima che arrivasse il salvataggio. Per L in versione un carrello.